Continua il mio recupero di tutti quei film usciti sulle piattaforme nei mesi scorsi che purtroppo non ero ancora riuscito a visionare. Dopo avervi parlato di Security, oggi voglio affrontare il nuovo film di Fabio Resinaro dal titolo Appunti di un venditore di donne, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del compianto Giorgio Faletti del 2010. Fabio Resinaro a me colpisce sin dai tempi dei film con Fabio Guaglione, poi mi ha sorpreso tantissimo con la sua opera prima, Dolce Roma, film che vidi al cinema, che amai, passato in sordina, ma che io misi anche nel meglio di quell'anno. Se non l'aveste visto, mi raccomando, recuperatevelo. E quindi ero molto, molto curioso di vedere questa sua seconda opera cinematografica, che poi non è uscita al cinema perché è approdata dal 25 giugno su Sky e su Now, però ecco. La curiosità era alle stelle. Vi dico la verità, il film l'ho trovato molto interessante, sicuramente da vedere, con dei pregi di cui tra poco vi parlerò, ma anche con diversi difetti. L'ho trovato un netto passo indietro rispetto a Dolce Roma, e se sono così critico e così anche un po', severo con Fabio Resinaro è perché so quanto possa dare e perché so cosa sia capace di fare per il cinema italiano. E ripeto, vedetevi Dolce Roma. Che dire, il film, secondo me va premiato per quanto riguarda la scenografia. La ricostruzione della Milano da bere anni 70 è realmente ottima, così come non sembra che il film sia girato oggi, ma che racconti una storia che si svolga negli anni 70. Sembra proprio che sia stato girato negli anni 70. Mi sembra di rivedere quei poliziotteschi degli anni 70 vedendo Appunti di un venditore di donne. Questo è un grandissimo pregio, perché realmente Fabio Resinaro ci mette anima e cuore, questo si evince, si capisce e si comprende. Quindi, sol per questo, attraverso la messa in scena e il montaggio, sembra realmente di vedere un film girato ai tempi. Quindi percepisco quanto il realismo sia importante e lo sia stato per Fabio Resinaro. Quindi questi sono due grandi pregi da menzionare sin da subito. Il problema di Appunti di un venditore di donne è che si attacca troppo alle pagine del romanzo. Come dico sempre, il cinema è una grande forma d'arte e la letteratura è un'altra grande forma d'arte, ma non sono la stessa cosa. E secondo me qua Resinaro fa lo sbaglio di Carrisi, lo stesso sbaglio che possiamo percepire in L'uomo del labirinto. Il film ad un certo punto si vede che proprio non voglia staccarsi dalle pagine del romanzo e mantenendo questa fedeltà che non è richiesta perché il cinema è una cosa diversa, non è letteratura, mantenendo questa fedeltà porta avanti un film che voglia sorprendere con continui colpi di scena uno dietro l'altro, ma che ad un certo punto, piuttosto che stupire, fanno proprio l'effetto opposto. Cioè stancano lo spettatore, perché ormai lo spettatore sa che dovrà essere stupito, perché ormai lo spettatore si aspetta che ci sarà l'ennesimo colpo di scena. E quando ci sono così tanti colpi di scena che ad un certo punto non fai a tempo a metabolizzarne uno che già ne arriva un altro, vuol dire che c'è un problema, almeno secondo me, mio parere modesto, totalmente opinabile. Però secondo me il cinema è una cosa diversa. Pensiamo ad Harry Potter, quante volte non sono stati fedeli ai romanzi? Perché al cinema, beh, c'è un modo di fare diverso, cioè su carta si può giocare molto sulla narrazione, si può giocare molto sui colpi di scena, perché alla fine conta la storia su carta, non è che su carta c'è la regia. Invece in un film è anche la regia, la messa in scena a dover veicolare un determinato messaggio. Quindi io almeno 3-4 colpi di scena di questo film li avrei totalmente evitati, perché poi il film era realmente interessante. Ci troviamo nella Milano da bere degli anni 70, il nostro Bravo, interpretato da Mario Sgueglia, così viene soprannominato Bravo. Vive ripensando ad un passato difficile, ad una mutilazione che ha avuto e che realmente lo condiziona. Questo bellissimo ragazzo ricorda quasi un John Wick italiano, no? Un Keanu Reeves italiano. Fa il pappone nella vita, quindi vende le donne, ma si ritroverà purtroppo in una situazione difficile da gestire. Si ritroverà compromesso, si ritroverà anche in pericolo di vita e quindi dovrà riuscire a capire, non vi voglio rivelare troppo perché realmente è un film talmente intrecciato, dovrà riuscire a capire di chi potersi fidare e invece anche quali siano le persone che magari siano da tenere alla larga. Nel film, nel cast abbiamo anche Paolo Rossi, mi ha fatto piacere vedere Paolo Rossi in un ruolo sicuramente anche
importante, Paolo Rossi, abbiamo Francesco Montanari, quindi anche un cast ben nutrito, un cast molto in parte per i ruoli che sono stati loro assegnati. Abbiamo Miriam Dalmazio nei panni di Carla. Carla è questa nuova presenza nella vita del nostro Bravo, che vorrà fare il lavoro della prostituta, quindi vorrà essere introdotta nell'ambiente in un contesto, in un periodo difficile. Siamo sul finire degli anni 70, rapimento Aldo Moro, ci sono le Brigate Rosse. Chi ci dice che le Brigate Rosse non siano importanti anche all'interno di questo film? Tra intrecci, tra realmente colpi di scena, tra situazioni rocambolesche, inseguimenti, patti con la mafia, truffe alla mafia. C'è anche Libero De Rienzo, ricordiamo il grande Libero De Rienzo. Mamma mia, che dispiacere pensare che non ci sia più ancora, non ci credo. Cioè, tutto il cast è realmente ben scelto. La storia è sicuramente accattivante, perché il nostro Bravo ha delle persone alle costole che ce l'hanno con lui, specialmente Tulipano. Tulipano è questo folle che non vuole che Laura, una delle ragazze di Bravo, lavori, perché la vuole tutta per sé, quindi lo minaccia. Da un giorno ad un altro Tulipano viene ucciso, e che quindi e sembra quasi che la colpa venga data al nostro Bravo, mentre in realtà Bravo non ha fatto niente, quindi deve cercare di nascondersi, deve cercare di capire cosa sia accaduto, chi ha ucciso Tulipano. Per di più, ecco che farà questo patto con la mafia, ma in realtà è una truffa, quindi una cosa, un'altra. Lo so che magari non starete capendo, però realmente qualsiasi informazione in più potrebbe compromettervi la visione. Per farla semplice, parliamo di un uomo che si ritrova in una situazione difficile da gestire, che quindi dovrà riuscire a capire di chi fidarsi e di chi non si debba fidare, per poi giungere ad una conclusione in cui, con l'avvento anche di Michele Placido nel cast, ecco, si vorrebbe parlare anche un po' di cose che già vengono affrontate in Security, no? Quanto i pezzi grossi riescano sempre a cavarsela, a togliersi dai guai. Però ecco, Security, superiore secondo me a Punti di un venditore di donne, riusciva a capire di essere un film. In questo caso invece sembra quasi che Resinaro voglia dire: il romanzo di Faletti era questo, e quindi io devo onorarlo e non cambiare niente. Poi magari l'ha fatto, però vedendo il film sembra che abbia voluto far vivere pagina per pagina il romanzo nel film. E questa cosa a me dà fastidio, perché ad un certo punto si tenta solo di spettacolarizzare ogni colpo di scena, di far rimanere lo spettatore stupito. Però io non sono quel classico spettatore che vuol solo restare stupito, perché so quanto Resinaro sappia fare, quanto possa dare al cinema italiano. So che può sorprendere più che per l'ennesimo colpo di scena, magari una sequenza tutta girata con la camera a mano in piano sequenza. C'è una scena ad un certo punto di un interrogatorio a casa del nostro protagonista di Bravo, dove tra l'altro c'è anche Claudio Bigagli, attore pistoiese, nel film, che interpreta proprio il colonnello lì dei carabinieri. Cioè, c'è una scena che sorprende molto di più perché è girata tutta in piano sequenza, piuttosto che l'ennesimo colpo di scena finale, che è anche forzato. Cioè, sul finale le cose che si scoprono io le avrei realmente evitate, perché il film aveva una propria potenza filmica, una propria potenza di struttura, di narrativa, senza il bisogno di dover sorprendere a tutti i costi lo spettatore. La trama era già accattivante, la trama era sicuramente anche interessante, perché parla della politica dei tempi, perché parla delle problematiche dei tempi. Il cast è stato ben scelto, quindi perché forzare la mano? Cioè, ripeto, non si deve per forza essere fedeli ad un romanzo. Il cinema è una cosa diversa, altrimenti si va incontro all'effetto Carrisi. E dal Resinaro sinceramente non me l'aspettavo. Poi non è un brutto film, ci mancherebbe, un film interessante, discreto, ma non riesco ad andare oltre, perché il film viene affossato da tutti questi continui momenti in cui si cerca di spiazzare lo spettatore. Ad un certo punto lo porti incontro a scene solamente ridondanti. Quindi, siccome io so quello che può fare Resinaro, e mi ha colpito in questo film a livello anche di messa in scena, di regia, si vede che c'è anche l'ausilio di stuntman per determinate scene, tra macchine che esplodono. Si vede che c'è una lavorazione anche molto, molto importante sotto, e che non sia un film facile da girare. Proprio per questo, avendo visto Dolce Roma, so quanto possa stupire di più il nostro Resinaro attraverso una regia che veicoli messaggi, oltre a stupirci visivamente, senza il bisogno di dover stupire a livello di racconto, a livello di colpi di scena. Cioè, questo lasciatelo fare ad un mestiere, ad uno che magari tiene in mano una macchina da presa per la prima volta, fatelo fare al ragazzino che magari si sta diplomando in accademia. Però, se io penso ad un regista, secondo me, con i controcoglioni come può essere Resinaro, so
So anche che possa fare di più, cioè che l'unico motivo per cui resti stupito non sia esclusivamente il colpo di scena ripetuto e dopo un po' effimero. Quindi sono severo per questo, perché per il resto il film ha una buonissima messa in scena, delle scene, ripeto, che mi ha molto colpito, le interpretazioni sono interessanti, però se poi si pensa anche al protagonista, ma invece dell'ennesimo colpo di scena, giocami sul dolore interiore del protagonista, cioè viene lievemente accennato il fatto che lui sia stato mutilato, ma è stato mutilato in quale parte del corpo? Perché c'è questo contrasto tra la sua bellezza e il non poter magari andare con le donne? Giocami con questa cosa, giocami, fammi vedere a livello psicologico, fammi vedere a livello di tridimensionalità del personaggio un qualcosa di più approfondito, piuttosto che l'ennesimo colpo di scena in cui alla fine te resti lì anche un po' disorientato, perché sono talmente tanti questi momenti in cui si vorrebbe sorprendere lo spettatore che realmente ti trovi di fronte a delle scene caotiche, a delle scene confusionarie. Alla fine del film ti rendi conto di aver quasi bisogno di una seconda visione perché non hai unito tutti i puntini, non hai completato il puzzle al 100%. E questa cosa dopo un po' tende a dar fastidio, dopo un po' questa cosa tende realmente a ad affossare una pellicola. Per questo sì, la considero carina perché, ripeto, i pregi ce li ha. Ripeto, a livello di ricostruzione degli anni 70, la Milano ricostruita scenograficamente è bellissima. Pasquale Tricoci realmente merita tutto il plauso possibile. Le musiche di Andrea Bonini, il montaggio di Luciana Pandolfelli. Ripeto, il fatto che ci sia questa messa in scena anche sporca, rozza, veramente un po' da film di genere, io lo apprezzo. Però, ripeto, a livello di narrazione e di scrittura, ad un certo punto. Quindi. Diciamo che è un film riuscito per certi aspetti, ma che invece boccio per altri. Per questo lo considero un film discreto, un film interessante, che non, certo non boccio perché si vede che sia stato fatto con animo e con cuore, però quasi come a voler dire il romanzo è questo, io non mi posso distanziare. Invece tu sei un regista, tu hai il potere di fare cosa vuoi, andando anche incontro magari ai puristi che invece pretendono la fedeltà non capendo che il cinema sia una cosa diversa. Qui si ritorna anche a cinema e fumetti, film dei supereroi devono essere fedeli ai fumetti? No, no. Detto questo, questo è il mio parere. Quindi ora non so se valga la pena anche fare parti spoiler, perché vabbè, la posso fare per dirvi le cose che ho trovato ridondanti, però prima di farla vi invito a farmi sapere la vostra nella sezione commenti, magari non sarete d'accordo con me, il film è reperibile su Sky e su Now, nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per di più potreste abbonarvi al canale perché abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana, voleste fare una donazione spontanea PayPal, tutti i link qua sotto, un caro saluto, lasciate like, condividete, adesso sì, vi dico in pochissime parole le cose che più mi hanno dato fastidio. Allora, questi continui colpi di scena finale, cioè avevi da un lato questo accordo con la mafia, la truffa con la mafia, e poi da un lato hai la nostra protagonista, la nostra Carla, che in realtà non fosse una donna delle pulizie, si scopre essere invece sin dall'inizio una d'accordo con il personaggio cieco, ma che in realtà non è cieco, di Francesco Montanari. C'entrano le Brigate Rosse e non c'entrano più le Brigate Rosse. Ripeto, tutto interessante, però qualcosa tienimi da parte. Cioè, già per quanto riguarda l'aspetto del passato del nostro protagonista avresti potuto raccontare tantissimo. Ripeto, lui ha avuto una mutilazione, non ha più un pene, cioè lui realmente ha avuto una mutilazione, da quel che ho compreso vedendo il film, poi magari ho percepito male. Se seguo anche i dialoghi in cui Carla gli dice: "Guarda, ti ho spogliato e non me lo sarei mai aspettato", quindi sicuramente ha visto qualcosa che realmente l'abbia anche minimamente un po' turbata. Per questo si percepisce perché lui non possa nemmeno fare l'amore. Quindi hai un personaggio così bello, così affascinante, un John Wick italiano, che non riesce più a poter fare una delle cose che uno bello come lui potrebbe fare ogni giorno. Quindi il contrasto, no? Tra questa sua perdita di dignità dell'uomo, cioè a livello sessuale intimo, cioè avrei voluto si giocasse molto di più su questo dolore interiore, invece piuttosto si cerca di stupire. Addirittura si scopre che il malavitoso, il nostro Michele Placido, fosse il padre del nostro bravo, ma la storia non tornava lo stesso anche se non fosse stato il padre, bensì un politico qualunque. Tanto il film ci fa capire che i politici riescono sempre ad averla vinta, che per loro sia normale che per far sì di andare incontro ai propri obiettivi muoiano anche delle persone innocenti. Pensiamo ad Aldo Moro, è interessante vedere Michele Placido che passa da Aldo Moro a quello che accetta di far uccidere Aldo Moro a livello anche metacinema. Però, ripeto, perché, per quale motivo? Su carta magari il tutto ci stava, perché, ripeto, ci stiamo basando su un romanzo, ma al cinema no, in un film no. Ho detto, vabbè, ora anche questo colpo di scena.
Quindi poi questa scommessa e ho vinto la scommessa e non ho vinto la scommessa. Cioè è anche molto caotico il fatto che ci sia questa scommessa. Lui alla fine sale sull'aereo per vivere una nuova vita accanto a sé, trova realmente quello che ha vinto tutti quei milioni al Totocalcio. Cioè una cosa per volta, cioè si cerca realmente di spiazzare lo spettatore ogni istante, ma il risultato è quello di rendere delle scene anche piuttosto caotiche, delle scene anche piuttosto forzate. Quindi per questo io non mi limito a superare il carino parlando di questo film, perché è un film sufficiente. E dal Resinaro so che ci si può aspettare anche dei film ottimi, pensiamo a Dolce Roma. Quindi ecco, questo è un po' il mio parere e mi spiace, spero che Resinaro possa far di meglio, poi sicuramente è un film che rivedrò, perché sicuramente merita una visione più approfondita. Però ripeto, il film è molto caotico, in certi aspetti si poteva tagliare tanto, dura 2 ore, poteva durare 1 ora e mezzo, 1 ora e 40, e in quell'ora e 40 si poteva far vivere di più la psicologia del personaggio, la tridimensionalità del personaggio, la psicologia del personaggio, e chi se ne frega che Michele Placido fosse il padre. Cioè fatemi capire la sua vita con questa disgrazia, il suo passato, perché poi si scopre che colui che l'ha mutilato è il mafioso da cui lui porta il padre. Troppe cose, veramente sembra di essere su una giostra in cui non riesci a vedere ciò che hai intorno, perché la giostra tra salite e discese ti disorienta. Ecco, è di Resinaro il film e quindi non lo boccio, però la delusione un po' c'è stata. Questo è il mio parere, ripeto, bravo comunque che fai un film che sembri realmente degli anni 70, bravo per il cast che ti scegli e bravo perché, insomma, bravo è il protagonista. Alla prossima.